Festeggia la quindicesima edizione il Festival Internazionale del Nuovo Circo organizzato e promosso dall'ente Manifestazioni Pescaresi. Dal prossimo 19 giugno prenderà il via Funambolica, la kermesse di circo contemporaneo più amata dal pubblico di Pescara, che con i suoi 10 appuntamenti in programma ci farà tornare a sognare e divertire fino alla chiusura prevista per domenica 4 luglio. Il fondatore e direttore artistico è Raffaele De Ritis. Sì, io penso a Pescara in assoluto, è la prima iniziativa pubblica di spettacolo e nel mondo, per quello che riguarda il circo internazionale, penso anche una delle prime a riprendere. Siamo arrivati a 15 anni di edizione e abbiamo costruito un pubblico nuovo con una forma di spettacolo nuova, in una maniera che poi ci è stata, diciamo, copiata in Italia e nel mondo. E Pescara ha avuto in questi anni l'esclusiva di portare per la prima volta al mondo delle creazioni che poi sono arrivate a Las Vegas, a Parigi, a Broadway. Ricordiamo le date e soprattutto il luogo. Allora, tradizionalmente, anche quest'anno, il festival si snoda tra il Teatro d'Annunzio e poi il Porto Turistico in collaborazione con la Marina di Pescara. Iniziamo col Gran Gala du Cirque, che forse è l'appuntamento più atteso, ed è quella serata unica al mondo che raccoglie alcuni dei più grandi artisti internazionali. Quest'anno avremo i finalisti di tutti i grandi talent show del mondo, del Festival di Monte Carlo, e in particolare David LaRibley, il più famoso clown del mondo che tutti conoscono. Poi avremo questo best seller, sempre al Teatro d'Annunzio, in una sola serata, il giorno 22 di giugno, i Black Blues Brothers. È un omaggio acrobatico al famoso film, è uno spettacolo che ha totalizzato milioni di persone in tutto il mondo e lo vedremo anche a Pescara. Poi ci sposteremo a fine mese al Porto Turistico, a partire dal 29 di giugno per 7 repliche, e questa è una cosa molto particolare, una prima assoluta, uno spettacolo che arriva addirittura da Cuba, che si chiama Amor, della compagnia Havana Acrobatic Ensemble, che mette in scena uno spettacolo circense ispirato alle opere di García Márquez, quindi tra suspense e poesia una novità. Gli spettacoli sono adatti come sempre a ogni tipo di pubblico, ci sono prezzi popolari per tutte le fasce, per tutti gli ordini di posto e quindi siamo pronti.